Ciao a tutti amici di JavaTech, con la guida di oggi voglio mostrarvi come andare a sostituire l'hard disk presente all'interno di questo portatile HP G62. In un mio precedente video abbiamo visto come sostituire la RAM e quindi potenziarla portandola da 4 GB iniziali a 8 GB di memoria, mentre adesso vediamo come andare a sostituire il vecchio hard disk meccanico con uno SSD. Con questi due semplici cambiamenti e la reinstallazione del sistema operativo avremo una macchina totalmente diversa da come era prima e sicuramente la potremmo sfruttare ancora appieno per un altro pochetto di anni. Per sostituire l'hard disk su questo computer, da ovviamente PC spento, ruotiamo e dobbiamo andare a svitare questa vite qui e quest'altra qui. Svitiamo quindi le due viti. Una volta svitato, facciamo leva un po' qua sotto per andare a togliere la scocca. Una volta tolta la scocca, qui abbiamo il nostro vecchio hard disk. Ci basterà tramite questa levetta fare un po' di forza tirando in su. Una volta tirato in su, dobbiamo stare attenti che qua c'è il connettore che è un po' corto. Bisogna staccare quindi qua il suo connettore. Per staccarlo ci basterà tirare poi banalmente indietro. Questo è il connettore SATA dove andremo a collegare adesso il nuovo hard disk tecnologia SSD. Questo era il vecchio hard disk. Adesso dobbiamo recuperare la slitta e collegarla su quello nuovo. Ricordatevi il senso era in questo verso qua. Poi non ci si può sbagliare perché andando a vedere il connettore come è composto, entra solamente in un determinato verso. Quindi andiamo a svitare le quattro vitine della slitta ed estraiamo così il nostro vecchio hard disk. Questa qua la riutilizzeremo adesso con quello nuovo. Prendete quello nuovo, io ho comprato questo SSD della Crucial BX500. Estraiamo il nostro hard disk. Come potete vedere, questo SSD da 240 giga della Crucial ha l'attacco SATA proprio come il nostro vecchio hard disk meccanico. Adesso andiamo a posizionare il nostro SSD sulla slitta facendo riferimento al nostro connettore. Il nostro connettore, se vedete, l'attacco SATA ha una parte più piccola e una più grande, una che è quella che va a comunicare con la nostra scheda madre e fa capire che è stato collegato, e l'altro che è l'alimentazione. La stessa cosa ce l'avete qua nel connettore, quindi dovete posizionarlo in modo tale che il connettore entri correttamente. Ragion per cui, se il connettore è così, il suo inserto, andiamo a posizionare il nostro hard disk nel modo corretto. Non così, perché quando gireremo il nostro connettore sarà dall'altro lato e sarà sbagliato. Quindi va posizionato sotto sopra, in modo tale che quando io girerò avrò da entrambi i lati la possibilità di collegarlo correttamente. Andiamo ad avvitare adesso le quattro viti della slitta. Una volta avvitato, posizioniamo l'hard disk nel senso corretto, andiamo ad agganciarlo. Se volete vedere meglio, fate al contrario. Una volta agganciato, lo posizioniamo nel suo inserto, incastriamo prima dal lato qua, verso destra, e poi tiriamo verso giù. Una volta agganciato il tutto, andiamo a richiudere la nostra scocca e riavvitare le nostre due viti. Una volta avvitate, abbiamo finalmente terminato la nostra sostituzione e ci basterà semplicemente andare ora a reinstallare il sistema operativo e tutti i vari programmi di nostro interesse e avere così un PC performante a differenza di prima. Con questo è tutto, spero di esservi stato utile come sempre e alla prossima su javatech.com.